finalmente tornata con un altro video e oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, ho deciso di fare per voi un make up soprattutto dedicato a chi porta gli occhiali. Come potete vedere, ho cambiato il mio look, ma non solo, perché sicuramente questo è un make up adatto a tutti. È un classico smoky luminoso, ma non si può nemmeno definire proprio smoky, veramente una cosa semplicissima, e un bel rossetto che va ad ingrandire le labbra, a rimpolparle e a renderle le protagoniste. Però prima di passare al trucco vero e proprio, vi volevo parlare dei prodotti che mi sono arrivati, anzi che mi hanno inviato delle aziende. I primi in assoluti sono ovviamente questi occhiali qua. L'azienda che mi ha inviato questi occhiali spedisce, credo, oltreoceano, perché la spedizione è costata $15, anche se, cioè, io non ho pagato personalmente questi soldi, ma penso che comunque sia giusto per voi sapere tutto. In particolare ho preso questa montatura qui tonda e il colore è oro e nero. Gli occhiali sono davvero davvero carini. Io non porto gli occhiali di Mio, quindi non ho bisogno di lenti graduate perché non sono né miope né astigmatica, però so che c'era la possibilità di inviare il proprio referto medico per appunto farsi fare le lenti graduate. Quello che però non mi è piaciuto è stato il fatto che innanzitutto si sente che la plastica è una plastica un po' scadente, cioè non è una cosa resistente. Per degli occhiali finti va più che bene, ma per delle persone che hanno bisogno di occhiali per metterseli ogni giorno perché hanno appunto bisogno di portarli per la propria vista, io non li consiglio perché non mi sembrano resistenti. In più la spedizione è costata veramente tantissimo e mi sono arrivati dopo 2 settimane. Se una spedizione la vado a pagare $15, non mi può arrivare dopo 2 settimane. E l'ultima cosa è che, guardandoli così, cioè si vede che una stanghetta è più alta di un'altra e sono un po' storti. Cioè, no, assolutamente no. L'occhiale in sé per sé effettivamente costa poco, cioè non è che ci si possa aspettare tantissimo, però a delle persone che si devono comprare degli occhiali per finta, tipo me, per farmi qualche foto o fare qualche video, vanno benissimo, ma la spedizione costa troppo. Per delle persone che invece vogliono degli occhiali per metterseli, questi in particolare, questa montatura qui che vi lascerò tutto insomma nell'info box, non è valida. Poi magari tantissime altre montature probabilmente hanno appunto una maggiore solidità, non so se riuscite, mi sono riuscita a far capire, anche perché ho visto tantissimi video in cui parlano di diversi occhiali di questo brand e non tutti hanno ricevuto lo stesso, non tutti hanno avuto la mia stessa opinione, quindi per altri erano comunque molto validi, quindi non so se è stato un problema mio avendo scelto questa montatura oppure se è un problema in generale. E in più, messi dentro la scatola che adesso vi farò vedere, sono un po' grandi, cioè ogni volta che li devo andare a mettere nella scatola devo andare a chiudere bene queste due parti, a mandarle più giù, perché sennò la scatola non mi si chiude. Questa qui comunque è la scatolina in cui me l'hanno inviata ed è veramente veramente carinissima, cioè questa è proprio proprio carina e la utilizzerò sicuramente anche per altri occhiali, visto che mi si è rotta la mia scatolina degli occhiali da sole, quindi questa la utilizzerò sicuro al 100%. In ogni caso, nonostante le mie considerazioni, provate a vedere anche i video di altre ragazze che magari hanno provato una montatura diversa rispetto alla mia, una montatura che vi piace di più, perché per loro potrebbe essere stato invece potrebbero aver avuto un'impressione diversa, un'impressione di un occhiale più solido. In ogni caso ci sono tantissime offerte, ad esempio mi sembra che ce ne sia una dove il primo paio di occhiali per un nuovo cliente costa solamente $5, quindi, cioè, ok, va benissimo, andatele a prendere. E niente, vi lascio tutto comunque nell'info box. Il secondo prodotto di cui vi volevo parlare, che mi hanno inviato, è di Lala Lab, ossia, non so se vi ricordate che qualche video fa vi ho fatto vedere tutte le foto che avevo attaccato al muro, veramente bellissime, che avevo fatto stampare io con la stampa vintage, e ho preso anche un'altra cosa da Lala Lab, che è il fotolibro, un fotolibro quadrato che non vi posso far vedere qua, proprio qui, però vi metterò le clip perché ho fatto insomma tutte le clip e l'ho preso per l'anniversario che ho fatto con il mio ragazzo, abbiamo fatto 5 anni e glielo ho regalato. E il fotolibro è veramente bellissimo, cioè ne vale assolutamente la pena, perché comunque è una cosa che rimane e testimonia appunto tutti quei bei momenti. Avete tutte le foto messe insieme, se lo volete fare ad esempio di un anno, di un viaggio, di una festa particolare, è veramente bellissimo. Io lo consiglio veramente a tutti perché è un pensiero, perché comunque non è che costa eccessivamente, però allo stesso tempo fa la sua figura. E poi non lo so, io adoro le foto, quindi per me avere un libro in cui ci sono tutte le foto è veramente una cosa bellissima. Quello che non mi è piaciuto tanto è il fatto che farlo sull'applicazione è abbastanza difficile. Se siete fissate come me che volete mettere le foto bene in ordine, se ad esempio scegliete le prime 20 foto e poi volete aggiungerne altre, non potete farlo, dovete rifarlo da capo, quindi
questa è una cosa brutta. In più, le prime volte che ho provato a farlo mi si chiudeva l'applicazione di colpo e ogni volta ci mettevo 3 ore, cioè ho perso veramente più di 2 giorni a farlo, perché ogni 4 ore che lo facevo mi si chiudeva e non lo potevo salvare e quindi lo dovevo rifare da capo. Mettere in ordine le cose è stato difficilissimo, quindi alla fine era proprio... non volevo più farlo, cioè mi sentivo proprio scoraggiata. Però alla fine sono riuscita a farlo, sono stata contenta, il risultato è veramente bellissimo, quindi insomma se voi non siete fissate come me magari ci riuscirete in meno tempo. Le ultime volte che l'ho fatto comunque non ho avuto nessun problema con l'app, quindi penso che sia stato un problema di ottobre-novembre che avessero dei problemi appunto nell'applicazione per fare il fotolibro, però poi li hanno risolti perché da quando ci ho provato a farlo verso dicembre-gennaio è stato tutto a posto. Quindi questo ve lo consiglio assolutamente. Ringrazio tantissimo sia Firmo che mi ha appunto mandato gli occhiali, perché volevo tantissimo degli occhiali che fossero ovviamente finti ma che facessero un bel effetto Tumblr vintage, cioè mi sono piaciuti veramente veramente tantissimo. Per me appunto, ripeto, che non porto gli occhiali per necessità. E ovviamente ringrazio tantissimo sia la Lalab che mi ha inviato il fotolibro, che Octoly, che è il portale per tutti i creators, che così hanno l'opportunità di ricevere tantissimi prodotti gratis, di provarli per voi, di farvelo sapere oppure di darvi dei codici sconto, tant'è che il mio codice sconto sulla Lalab è Joel Simeon, senza la if, cioè senza, con, senza la if finale. E non so se è ancora valido perché me l'avevano dato per 3 mesi, io ve ne avevo parlato già nell'altro video, adesso non so quanto è passato, forse sono gli ultimi giorni, quindi se avete intenzione di prendere qualcosa del genere andate subito a farlo e prendetelo, perché risparmiate bene il 30%. Ovviamente il codice non è affiliato, io ve lo dico. Ed infine l'ultimo prodotto di cui vi volevo parlare è una parrucca, cioè oddio, sono stata così emozionata quando mi hanno chiesto se volevo fare una collaborazione per una parrucca, perché io non avevo idea di tutto il mondo che ci fosse dietro le parrucche, non le avevo mai assolutamente considerate. Quindi mi sono andata a vedere tutti questi video su Instagram, su Facebook, no, su Facebook, oddio, ho detto una cazzata, su YouTube, in cui parlavano delle parrucche e appena insomma ho deciso quale fosse quella che volevo, sono stata super super felice di riceverla e non vedevo l'ora di prenderla appunto. Anche questa è stata spedita oltre l'oceano, però questa ci ha messo 3 giorni ad arrivare, a differenza degli occhiali, e le ho ordinate lo stesso identico giorno. Il sito appunto si chiama Everyday Wigs, non so se riuscite a vederlo qui che è scritto in oro. Questa qua è la scatola con cui me l'hanno inviato ed è veramente bellissima questa scatola bianca con tutti questi fiori sopra, cioè la scatola è meravigliosa, io penso che la utilizzerò per metterci tutti i trucchi dentro o qualcos'altro, non voglio assolutamente buttarla. E dentro la scatola, oltre alla parrucca, ho ricevuto questa qui che è una spazzola fatta apposta per la parrucca, perché il sebo dei nostri capelli rovina le parrucche, i capelli finti della parrucca, con il loro logo qui, sempre scritto appunto Everyday Wigs. E poi c'erano anche 2 wig cap, che sono queste sorte tipo di calzini qua, che ovviamente non sono dei calzini, che si mettono in testa nel momento in cui si va ad applicare la parrucca, in modo tale che essa non tocchi i propri capelli, non si sporchi, non si sporchino i capelli e non dia fastidio. Da qualche parte qui vi metterò la foto della parrucca, quella che ho preso io era mossa, e visto che la mia parrucca è fatta di setole resistenti al calore, l'ho piastrata e l'ho fatta diventare liscia. Adesso me la metto così ve la faccio vedere indossata. Questo qui quindi è l'effetto finito della parrucca e degli occhiali messi insieme. E non è male, devo dire, questa parrucca. Certo, io non sono una super esperta nel metterla, quindi magari si vedrà un po' l'attaccatura. Non è nemmeno il tipo di cosa con cui io uscirei tranquillamente. Cioè, io non uscirei con una parrucca perché non mi sento abbastanza... cioè, non mi sento me stessa, mi piace più uscire con i miei capelli naturali. Però mi piace sicuramente tantissimo fare dei make-up che vadano bene con quello che ho addosso, quindi mi piacerebbe fare un make up appunto perfetto per questa parrucca, che sia magari anche più artistico. E niente, io devo dire che, cioè, mi piace abbastanza. L'unica cosa è che forse è un po' lucida davanti alla luce, ma cioè non è nemmeno tanto un problema sinceramente, basta metterci un po' di shampoo secco sopra e tutto il lucido va via e diventa opaco appunto. E mi piace il fatto che abbia queste radici dei capelli più scure, proprio perché dà un effetto più naturale rispetto magari a se fossero stati tutti così grigi i capelli. Anche ovviamente della parrucca vi lascio tutte le cose nell'info box, dove l'ho presa, quale ho
appresa, e se trovo, se ci stanno anche delle promo, degli sconti, comunque ve lo faccio sapere, vi faccio sapere assolutamente tutto nell'info box. Fatemi sapere se questi occhiali vi piacciono, se vi piace questa parrucca, come ci sto, se vi piacerebbe vedere più video in cui li indosso, magari anche solo al volo, semplicemente ad esempio per un trucco dedicato a lei, oppure un trucco, un altro trucco dedicato agli occhiali, insomma fatemi sapere e io vi lascio il video. Ragazzi, quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, io spero davvero che sia così, lasciatemi un bel like e soprattutto seguitemi su Instagram, così appunto non vi perderete nulla, visto che io questa parrucca l'avevo già fatta vedere un po' di tempo fa. Vi mando un bacio enorme 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!